Se volete scoprire come giocare ai vostri giochi multiplayer per Nintendo Switch senza spendere troppi soldi, seguite questo video e vi spiegherò come fare. Nintendo Switch Online è il servizio offerto da Nintendo per la sua console, diventato praticamente imprescindibile per due fattori principali. Il primo è ovviamente la possibilità di cimentarsi nelle sfide multiplayer, andando ad affrontare persone sconosciute nel mondo o più semplicemente i propri amici. Il secondo è la possibilità di custodire al sicuro i propri salvataggi di gioco nel cloud di Nintendo. Senza Nintendo Switch Online, infatti, se la vostra console un giorno si svegliasse e decidesse di rompersi, potrete pure dire addio alle vostre 300 ore su Zelda e altrettante sparse su Xenoblade, Pokémon e via dicendo. E se Nintendo Switch Online ha già di per sé un costo molto moderato rispetto ai competitor, partiamo infatti dai 3,99€ per l'abbonamento mensile e arriviamo fino ai 34,99€ per l'abbonamento familiare, ho scoperto per voi un metodo per pagare ancora di meno e si chiama Together Price. Together Price non è altro che uno sharing network che permette ai propri iscritti di poter risparmiare sul costo di un determinato abbonamento, proprio come succede quando chiedete ad un vostro amico o parente di pagare insieme a voi un servizio dividendo le spese, ma con Together Price potrete fare tutto in modo più facile e veloce. Vi posso garantire che Together Price non è assolutamente una truffa, anche perché non vi consiglieremo queste cose, lo sapete bene. Non solo l'ho provato personalmente in passato, ma è ovviamente tutto sicuro e legale. Ma vediamo un po' come funziona. Per iscrivervi in modo totalmente gratuito al sito vi basterà cliccare il link che potete trovare nella descrizione di questo video e anche nel primo commento che posteremo qui sotto. Una volta dentro avrete la possibilità di scegliere se condividere voi stessi un abbonamento oppure entrare a far parte di un gruppo già esistente. La cosa importante è che rispettiate le regole della condivisione, che ovviamente potete leggere in modo chiaro e completo ancora prima di poter entrare a far parte di un gruppo. Per abbonarvi al servizio Nintendo, una volta loggati vi basterà cliccare sul riquadro partecipa, cliccare in alto la barra di ricerca e scrivere la parola Nintendo per trovare tutti i gruppi disponibili. A quel punto vi basterà selezionare uno dei gruppi aventi ancora dei posti liberi, cliccare su entra nel gruppo, selezionare il tipo di relazione che avete con l'utente e confermare dopo aver letto le regole di condivisione del suddetto abbonamento. A quel punto invierete la richiesta e selezionerete il metodo di pagamento dal quale verranno detratti i soldi mensilmente oppure annualmente. Il sito poi dispone anche di un sistema di ranking, grazie al quale potete subito trovare le persone più affidabili con i quali fare gruppo. Il sistema funziona in modo piuttosto simile se decideste di essere voi a condividere un abbonamento. Cliccando su crea sceglierete il tipo di servizio da condividere e imposterete anche tutte le informazioni prima di pubblicare. E naturalmente chiunque si unirà al vostro gruppo pagherà un tot di soldi che vi verranno creditati sul portafoglio. Dunque, usando Together Price per abbonarvi a Nintendo Switch Online, anziché 20€ annui andrete a pagare 5,86€. E vi assicuro che anche se non lo sembra è un gran bel risparmio che magari vi permetterà di acquistare qualche nuovo gioco. Nintendo Switch Online è solamente uno degli abbonamenti che potete trovare su Together Price e proprio per questo vi rinvito a cliccare il link in descrizione o nel primo commento per andare a scoprirli tutti. Dunque, anche per questo video è tutto, io come al solito vi invito a supportare il nostro canale con un mi piace, a condividere questo video con i vostri amici che magari non hanno ancora Nintendo Switch Online. Quindi per oggi è tutto, ciao allenatori!